Buongiorno e bentrovati. Sono Susi Osti, una ricercatrice dell'Istat e oggi proprio parleremo proprio con i dati, anzi con le percentuali. Lo faremo sia dal punto di vista statistico ma anche dal punto di vista matematico e in modo giocoso e coinvolgente. Dialogando con alcuni esperti che vi presento subito. Insieme a me ci sono Anna Maria Cavorsi, statistica, ricercatrice nella sede Istat di Torino, anche se di origini pugliesi. Nel suo lavoro di divulgazione trasmette ai giovani l'arte di far parlare i numeri, conciliando il rigore della statistica con idee fantasiose e molto creative. Ci farà una sorpresa alla fine di questo intervento. Il suo motto è: da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. Ha una chiave di lettura dei dati statistici. Insieme, infatti, i numeri prendono parola. Da soli i numeri non dicono niente, ma se li leggiamo tutti insieme e insieme alle parole, prendono quindi, si trasformano in conoscenza. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Poi il nostro ospite d'onore è Giorgio Dendi. Istronico, enigmista, genio della matematica ricreativa e appassionato divulgatore. È cavaliere della Repubblica, naturalmente per meriti matematici. Anche quest'anno si è aggiudicato il premio del concorso Brian 2021. È un concorso di Mensa, la conoscete questa associazione? È un'associazione i cui membri hanno tutti una caratteristica molto particolare, hanno un altissimo quoziente di intelligenza. Proprio per condividere la sua passione con i numeri, compone e propone giochi per ragionare divertendosi e imparare con il sorriso. Quindi il mio consiglio è andare a dare una sbirciatina al suo sito, dove ci sono un mucchio di, come si dice, di idee proprio utili anche per la didattica della matematica e della statistica. Allora, prima di passare alla. Certo. Ti passo la parola, ciao. No, volevo solo salutare, buongiorno e buon divertimento a tutti. Ah sì, prima di iniziare con i lavori, scusate, ma sono molto emozionata proprio per dirvi che hanno aderito a questo evento più di un centinaio di scuola, oltre 180 classi tutte collegate. Se facciamo una media statistica o con una piccola previsione, quindi circa 3.000 studenti. Ma proprio per condividere, vi faccio vedere una piccola mappa e eccole qua, abbiamo tappezzato della Conferenza Nazionale di Statistica tutto il territorio italiano e siamo veramente orgogliosi di questo, quindi vi ringraziamo di questa adesione. Ma proprio per rompere il ghiaccio e per contarci, passiamo ad un gioco online e quindi colleghiamoci tutti con Kahoot. Ecco, potete collegarvi inserendo quindi nella pagina di Kahoot questo PIN: 113, 27, 38. E mentre stiamo aspettando i nostri giocatori, quindi i nostri studenti, che si metteranno alla prova sulle statistiche, quindi, e sulle percentuali, e vi racconto che Istat è da anni che partecipa quindi con le scuole e partecipa con le iniziative sul territorio. Tra queste, per i più grandi, ah, meno male primo, anzi, mi sono ricordata di dirvi che se volete connettere, potete, il vostro nickname, potete usare anche le prime lettere del vostro istituto, così vi possiamo riconoscere. Allora, Istat è da anni che lavora con le scuole e ci sono alcune iniziative naturalmente gratuite che sono per le scuole superiori le Olimpiadi delle Statistiche e ci sono ancora alcuni giorni per iscriversi. E poi invece per i più piccoli, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, abbiamo invece il censimento permanente sui banchi di scuole. Anche di queste iniziative poi vi manderò tutti i link e i riferimenti. Un'altra cosa su cui vi consiglio di andare è i dati a portata di mano, una nuova sezione web di Istat che veramente è utile per portare la statistica in classe. Oh, mamma mia, ci sono talmente tanti studenti, guarda. Ecco qui.
Ecco, ci siamo, abbiamo messo tutti i nostri nomi, quindi possiamo incominciare a, insomma, qui ci stanno collegando. Non vi preoccupate se per esempio arrivate, se, come si dice, durante il gioco perdete i PIN, potete sempre ricollegarvi. Ok? Io direi che possiamo... iniziare, aspettiamo un altro po', e intanto che vi collegate, tanto le prime slide sono solo di introduzione. Ok, iniziamo. Dobbiamo essere statistici nella nostra vita, impara l'arte delle percentuali e mettile da parte. Allora, quindi non vi preoccupate, stiamo comunque attendendo, non, insomma, sono solo andata avanti, ma potete comunque continuare ad iscriversi, ad iscrivervi. E iniziamo subito con il primo quesito. Le percentuali sono dappertutto, si impara fin da piccoli a riconoscerle. Pensate solamente al display del telefonino dove abbiamo la carica, o oppure dove abbiamo, quando scarichiamo un'app o un programma, ma anche le previsioni del tempo. Andiamo, vediamo se siamo esperti, come si calcola una percentuale. Come si fa a trovare il 27% di 3,50? Si deve dividere 3,50 per 27? O dividere 3,50 per 0,27, oppure moltiplicare 3,50 per 27, oppure ancora moltiplicare 3,50 per 0,27. Qua le risposte sono tante, le mie unità statistiche stanno andando alla grande, quindi le risposte, abbiamo ancora pochi secondi, purtroppo il gioco è molto veloce. Qui... ecco, bravissimi, quindi la risposta giusta è, si dovrà moltiplicare 3,50 per 0,27. Vediamo un attimo, diamo una sbirciatina al podio, chi ci sia, il nostro Zamp 1Q, quindi è al primo posto, vediamo se riuscirà a tenere botta quindi nella graduatoria. Andiamo avanti con un altro quesito preso proprio dalle rilevazioni nazionali. Allora, chi è il giocatore, miglior giocatore di basket tenendo conto dei lanci effettuati? Abbiamo una tabella in cui la prima colonna ci sia il nome del giocatore, poi il numero dei canestri e il numero di lanci. Chi è il più bravo tenendo conto dei numeri, del numero dei lanci? Anche qui dobbiamo ottenere, quindi dovremo calcolare. Non possiamo basarci sul dato assoluto, ma dovremmo fare una piccola percentuale. Ci sono circa 310, 12. Sì, è proprio Claudio. Andiamo a vedere il perché nella prossima. Ok. Oh, qui vedete, qua si vanno i punteggi. Ecco perché dobbiamo, allora vedete che non possiamo basarci su le nostri dati assoluti, ma dobbiamo calcolare una percentuale, quindi andare a vedere su il totale dei lanci chi ne ha fatti di più. Allora non posso confrontare, se io faccio 100 lanci e solo 5 ne faccio a canestro, e se invece l'Anna Maria ne fa 5 su 5, Anna Maria avrà il 100% dei canestri sul numero dei lanci, quindi è molto importante non basarsi sui dati assoluti, ma calcolare le percentuali. Andiamo avanti con il prossimo quesito. Questo è un quesito vero e falso. Dobbiamo basarci sulla lettura di una tabella e saperla interpretare correttamente. La percentuale dei tiri dentro rispetto al totale dei tiri effettuati dalla squadra A è del 40%. È vero oppure falso? Guardate bene, quindi questo è proprio un quesito delle prove invalsi. Guardate bene e leggete l'immagine, la nostra figura. Ecco qui, è proprio vero. Bisogna proprio, quindi avevamo visto che 4 su 10 è un altro modo per esprimere una percentuale, quindi la percentuale la possiamo esprimere sia con la nostra frazione, ma anche 4 su 10, ma anche 40%.
Adesso guardiamo l'ultimo quesito. Nei 90 minuti, oltre la metà delle palle è stata giocata dalla squadra B. È vero o falso? State attenti, non lasciatevi perdere dalle altre percentuali. Allora, vedete qui vi siete un po' lasciati ingannare. Dovevamo guardare quindi il totale, quindi 666 sul totale quindi dei tiri. Quindi dovevamo fare 666 fratto, diviso, la somma di 547 più 666. Comunque anche occhio, si vedeva che la metà delle palle giocate, di più della oltre la metà, era stato giocato dalla squadra B. Ok, andiamo avanti col prossimo quesito, mi sta sempre più difficile. Ma cosa significa 130% di frutta? Certamente un errore, accidenti, hanno contato anche le bucce, saranno le arance della galassia d'Andromeda. Ma io lo chiederei a Super Giorgio Dandy come mai abbiamo una percentuale che supera il 100. Cosa dite? Ok, guardiamo un attimo la soluzione, ma la soluzione sicuramente lo chiediamo a Giorgio Dandy, ok? Allora interrompo la condivisione, ok, e passo la parola a Giorgio che ci mostrerà alcuni errori di calcolo tratte da web, da social e carte stampate. Quindi Giorgio, a te la parola, grazie. Buongiorno a tutti. Allora grazie del passaggio delle consegne. Questa immagine è sibillina perché si possono fare tanti commenti. Quella percentuale proprio ci dà modo di parlare bene delle percentuali delle statistiche. Allora io ho messo questo titolo, dobbiamo essere statistici, ne va della nostra vita, non è proprio una cosa che deve mettere spavento, però insomma dobbiamo stare attenti alle percentuali, perché ho visto anche le percentuali di risposta. Non sempre è tutto chiaro. Allora vediamo di chiarire qualcosa e anche cercherò di porvi qualche altro quesito per le vostre indagini e per i vostri studi. Allora, questa è l'immagine incriminata, ovviamente, dove leggo 130% di frutta su 400 grammi, potrei chiedermi: ma è giusto, non è giusto, cosa significa? Ecco, cosa significa? Devo chiedermi. Allora, io parto da una cosa che è successa una decina di giorni fa, mentre preparavamo questi incontri. Un giorno Striscia la Notizia ha fatto un'indagine sul costo di una medicina, del paracetamolo, non diciamo la marca perché ce ne sono diverse. Comunque sono andati in alcune farmacie italiane ad acquistare questa medicina e il prezzo medio era di 4,20 € a confezione. E la confezione conteneva 20 compresse, quindi facendo una semplice divisione capiamo che il prezzo medio è di 21 centesimi per compressa. Qui hanno scritto 0,210, vabbè, non esistono i millesimi di euro, però ci serve anche la terza cifra dopo la virgola per poter far meglio i paragoni. Ricordiamoci, in Italia costa 0,210 euro la compressa. E vediamo cosa succede nelle altre nazioni. Ecco, questa puntata di Striscia scorreva, io ero indaffarato con altre cose, buttavo l'occhio ogni tanto alla televisione senza troppa attenzione. A un certo punto hanno detto che in Svizzera costa di meno, precisamente il 44%, perché rispetto ai 210 millesimi in Italia costava 145 millesimi, in Francia ancora di meno, e poi la Germania. A questo punto ho visto con la coda dell'occhio questa immagine e ho cominciato a pensare: costa 89 millesimi, cioè il 135% meno che in Italia. Questo hanno detto in televisione. E ho pensato: 135% in meno. Ma secondo me non andava bene questa percentuale, perché è troppo grande.
Poi, andando avanti, a un certo punto hanno detto addirittura che in Albania costa il 900% meno che in Italia. Da 210 millesimi il prezzo italiano passiamo a 21 millesimi, che è proprio un decimo, se ci fate caso. E il prezzo cala del 900%. Ma secondo me un decimo, no? Facciamo con numeri più semplici, sempre che rispecchiano questa percentuale. Un decimo, da 1000 passa a 100. E il calo è di 900, ma non è del 900 per 1000, è 900, cioè 900%, è 900 per 1000, e quindi 90%. In effetti una percentuale di calo superiore al 100% non può esistere, perché se da 1000 addirittura andasse a zero, ci sarebbe il calo di tutto, cioè del 100%. Quindi il massimo calo può essere del 100% e non 900%. Ho fatto presente a Striscia la Notizia subito di questo fatto. Il giorno dopo sono stati corretti, bisogna dire, hanno rettificato e hanno ringraziato me e probabilmente tanti altri matematici che hanno segnalato questa cosa. Non è che dal prezzo italiano al prezzo canadese c'è un calo del 204%, è dal prezzo canadese al prezzo italiano che l'aumento del 204%, e analogamente per le altre nazioni. La Turchia non è 677% meno del prezzo italiano, e l'italiano che è 677% di più. Adesso uno studente si può chiedere, ma scusa, dalla mia età, per ottenere l'età di mio papà bisogna aumentare di 25 anni. Dalla sua si cala di 25 per ottenere la mia. Se dai soldi che ho io bisogna moltiplicare per 3 per avere i soldi che hai tu, dai tuoi si divide per 3. Il numero in gioco è sempre lo stesso. Per le percentuali, se da questa si va a quell'altra aumentando del 204%, da quella si torna a questa calando del 204%. Ma non è così. Non è così, e lo vedremo anche subito. Cioè da 210% andare a 33, il calo non è del 500, perché avevamo detto se fosse il calo già del 100 si andrebbe a zero. Invece da 33 andare a 210, fa il contrario, si aumenta del 536%, perché l'aumento è di questa percentuale è sul 33, non sul 210. Però se noi vedessimo questa immagine, da 33 andare a 210% e il 500%, potremmo già subito a occhio, così senza avere una calcolatrice o la formula sotto mano, già dire se è giusta o sbagliata, o almeno se è plausibile quella percentuale. Guardate, io mi trovo meglio a dire, invece che dire per 100, dire ogni 100, e forse questo già mi aiuta nel mio ragionamento. Il 15% di 300, io dico 15 invece di dire per 100, ogni 100 di 300. Allora guardate, stamattina sono andato al bancomat e ho preso 3 banconote da 100, così mi è più semplice da ragionare. 15 ogni 100, quindi queste sono 100, sono 100, sono 100. 15, 15 e 15, 45. Il 15% di 300 è 45. Vedete che l'ho fatto, naturalmente se uno non ha a disposizione gli strumenti si disegna delle banconote finte, naturalmente non può spacciarle perché è un reato, però per risolvere il problema secondo me è funzionale. Il 15 ogni 100 di 300 è 45. E così per uno sconto, ho preso anche una banconota da 50, qui ho 250 euro, due banconote da 100 e una di 50. Quanto è lo sconto del 200 ogni 100 di 250, ogni 100? Su queste prime 100 lo sconto è 20, su queste seconde 100 lo sconto è 20, e su 50 sarà la metà, 10. Quindi 20 più 20 più 10, lo sconto è di 50 euro. Ecco, ogni 100 risparmio 20, risparmio 20, risparmio 20 e poi risparmio 10. Quindi ho risparmiato 50 euro in tutto e pago 200. Benissimo, vedete che con l'esempio e con... E immaginando di avere veramente la cosa in mano si fa più facile. Anche se dovessi essere in strada, vedo una pubblicità, posso fare il paragone tra questo negozio e quell'altro, anche se sono percentuali diverse. Avevamo prima visto da 33 andare a 210, l'aumento è del 536%. Ma mi chiedo, è plausibile questo numero?
non potrò fare così a mente subito il conto esatto, però pensateci un po', 33 è un terzo di 100. Allora, se aumenta di 200%, da 33 aumentiamo due volte tanto, altri 33, altri 33, e otteniamo 99, vabbè, insomma, circa 100. Quindi l'aumento del 200% mi porta a 100. Aumentando ancora del 300%, aumento ancora di 33, 33, 33, e ottengo 200. Quindi l'aumento del 500% mi porta da 33 a 200. E quindi è plausibile che quell'aumento di poco più del 500, cioè del 536, si arrivi a 210. Posso dire che i conti, anche se non sono, se non ho la possibilità di dire che sono proprio esatti, però insomma non sono completamente sbagliati. Facendo il calcolo con la calcolatrice, utilizzando la calcolatrice, si vede che effettivamente non fa 210 ma 209,88, vuol dire che non è proprio questa percentuale, però siamo qui con sottigliezze e quindi va bene questo numero. Attenzione anche, sempre, purtroppo ne vedo tanti di questi pubblicità, di queste percentuali, dove c'è sempre questo gioco della percentuale fatta sul numero sbagliato. Se questo attrezzo, mi sembra che sia un aspirapolvere o qualcosa del genere, qua ho occultato un po' le marche per correttezza, costa 81, poi con l'IVA arriva diciamo a 100 euro, loro dicono no, paghi il prezzo come se non ci fosse l'IVA, però lo sconto nuovamente non è del 22%. E qui i conti sono facili perché da 81 si arriva proprio a 100. Allora, da 100 tornare a 82, diciamo, lo sconto è del 18%, perché se pago 82 vuol dire che gli altri 18 non li pago partendo da 100. Ecco, qui era semplice capire. È giusto che 82 andare a 100, l'aumento è di 22, però non è giusto che tornando indietro lo sconto è del 22% perché lo sconto è del 18%. Ecco, questa è una cosa nella quale le percentuali ci possono mettere in difficoltà e bisogna stare attenti. Per fare un esempio più semplice, così se volete spiegare anche ai vostri amici, è come se un sindaco, ho messo apposta che non si veda la faccia perché è solo un esempio, dicesse un giorno, guardate, voglio fare un regalo ai miei concittadini, ci sono tante strade, questa notte caleremo il numero delle corsie del 50% e mette delle transenne in modo che dove ci sono due corsie ne diventano una. E siamo tutti d'accordo che da due passare a una lo sconto, il calo è del 50%. Subito dopo, passata mezzanotte, il sindaco dice, beh, ma adesso vi faccio un regalo, aumentiamo le corsie del 100% e da una, aumento del 100%, diventano due. Quindi l'indomani noi abbiamo due corsie come prima e il sindaco può vantarsi, guardate, vi ho calato del 50%, però ho aumentato del 100%. E quindi vedete che bel lavoro, senza spese, lavoro faccio per la vostra comunità, per la nostra cittadinanza. Ecco, vedete, questo è un esempio, però per indurvi a fare un po' di attenzione, dopo vedrete che vi divertirete come mi diverto io con le percentuali. Anche qua ho tagliato in modo che non si veda la località, però un sindaco, un comune ha dato questi messaggi alla popolazione e qua è sempre la stessa cosa. E nel 2016 lui dice la riduzione verso il 2015, ma no, è sbagliato questo, perché se deve fare il calcolo dal 2015 quanto è aumentato o quanto è calato nell'anno successivo. E queste percentuali che lui cita sono giuste, 8,3, 6,1 e 14,6, però si deve fare il contrario, perché si passa dal 2015 al 2016. Ecco, quindi queste sarebbero le percentuali giuste, queste sono sbagliate, naturale che queste fanno più effetto. Adesso non so se avete voglia di fotografare la diapositiva per vedere con calma in un altro momento, però insomma l'esempio ormai l'abbiamo capito. E torniamo allora finalmente alle nostre arance, alle nostre marmellate d'arance. 130% di frutta. Allora anche qua, in vista di quello che ho detto, uno dice è impossibile che in questa confezione di 400 grammi
il 130% sia composto da frutta, perché sennò ci sarebbero, a occhio, 500 grammi di frutta. E invece questa volta è plausibile, perché per fare 400 grammi di confettura occorrono 500 grammi, questa è una ricetta che ho trovato, ma insomma tutte sono simili, 500 grammi di pesche, 150 di zucchero e poi ancora qualche goccia di limone. Perché? Perché producendo la marmellata nell'ebollizione va perso del peso. Quindi si mettono 130 grammi all'inizio, pesati all'inizio, producono meno di 100 grammi, perché ci aggiungo anche lo zucchero, alla fine meno di 100 grammi. Quindi la proporzione tra il peso iniziale, quando ho raccolto la frutta, e il peso finale quando l'ho messa nei barattoli. Ecco, dovete credermi, perché qua sono io nella mia campagna, qui ho raccolto le ciliegie, vabbè, stiamo parlando di pesche, di altri frutti, però il ragionamento è sempre lo stesso. Ok, funziona sempre lo stesso modo. Attenzione, quando leggiamo delle statistiche, anche su questo quotidiano mio locale, qualche volta fanno degli errori. Vediamo se qua qualcuno riesce a vedere l'errore. È un po' difficile. Fanno la statistica tra le presenze di italiani e di stranieri come turisti nel 2015 nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. C'è una tabella che mi incuriosisce. Se gli italiani, riuscite a immaginare cosa c'è che non va, se gli italiani rispetto all'anno precedente sono aumentati del 2,4% e gli stranieri del 2,2%, il totale dei turisti non può aumentare del 6%, sarà circa 2,3%. Ecco, vedete, se guardiamo l'ultima in basso, la statistica in basso, gli italiani sono aumentati del 3,9%, gli stranieri del 4,2%, e la media deve essere tra il 3,9 e il 4,2%. C'è un po' più peso hanno gli stranieri, perché sono 4 milioni rispetto a 3 milioni. Quindi ecco che viene fuori la media generale, 4,1, più vicina a 4,2%. Ok? E allora qui ci aspetteremo una variazione sul totale di circa 2,3, più vicina al 2,2, perché gli stranieri qui sono ancora più in massa rispetto, sono il doppio rispetto agli italiani. Però questa è sbagliata. La media deve essere compresa tra 2,4 qui ho sbagliato a scrivere, scusate, e 2,2, quindi circa 2,3. Questo succede nelle altre tre tabelle che rispettano questa cosa che ho detto. Ma non è finita, perché se allarghiamo l'immagine, turisti in Veneto, la tabella è in alto, il Veneto me l'hanno disegnato in basso. Adesso io dico, beh, ma allora è giusta la didascalia turisti nel Veneto e sotto Friuli Venezia Giulia, o è giusto l'immagine che la prima percentuale si riferisce al Friuli Venezia Giulia? Beh, penso che la prima si riferisca al Veneto, perché hanno più turisti con Venezia e altre località. Però insomma, vedete quanta attenzione dovrebbero fare quelli che compongono le tabelle, le percentuali, e noi nel leggerle, perché purtroppo c'è sempre qualche errore. Vediamo ancora qua cosa ho tirato fuori. Sul mio sito, come diceva la professoressa Osti, sul mio sito ci sono tante altre curiosità che potete curiosare, guardare. Allora, qua parlano di imbrogli, indifferente, non mi interessa l'argomento, però l'importo è non meno di almeno 500.000 euro, forse anche di più. Ecco, vedete, già nel dire un numero, beh, non dicono il numero giusto, però c'è una confusione mega galattica. Bastava dire almeno 500.000 euro, perché non meno, vabbè, hai già detto almeno, forse anche di più, è ovvio che sono di più di 500.000 euro. Vabbè, insomma, percentuali. Attenzione, attenzione, perché in matematica il 99,99 periodico significa esattamente 100, anche se qualcuno può dire, beh, no, è un po' di meno. No, no, vale proprio 100. Quindi 99,9 periodico per 100
vale 100%. Ecco, di questo fatto ci sono anche delle dimostrazioni, o le fate a scuola, o se no potete cercarle anche su Wikipedia, visto che è ben spiegata. Quindi Paperon de Paperoni, che stava facendo, componendo una nuova ricetta, ci ha messo il 99,9 periodico per cento di acqua, e siamo già al 100%. Il resto è una nuova sostanza, quindi l'immagine è sbagliata, perché non deve mettere neanche una goccia di altre sostanze, perché c'è già il 100%. Vabbè, lo mettiamo per ridere, questo è l'intento, però insomma facciamo attenzione sempre così un po' alla nostra matematica per vedere se le cose sono plausibili. Ho letto questo titolo sul giornale, vedete, ho ritagliato anche un po' male, però mi incuriosiva. Vacanze istriane, l'Istria è una penisola qui vicino all'Italia, vicino a Trieste, la mia città, Aruba. Ah beh, vanno a Aruba, perfetto. Dopo leggo meglio, l'aumento è del 3%, ma io non direi che vanno a Aruba. Se sugli autobus della mia città c'è un certo numero di viaggiatori e il giorno dopo aumenta del 3%, ma io non ci farei l'articolo sul giornale o il servizio sul telegiornale regionale, funziona così, un giorno piove, un giorno è bel tempo e il numero dei viaggiatori aumenta, cala. Dopo anche i giorni della settimana, ci sono certi giorni feriali, giorni festivi, c'è un diverso numero di utenti, e così anche per le vacanze gli operatori turistici avranno notato un aumento del 3%, un calo del 3%, però questo funziona, capita, e non è che vanno a ruba. Ecco, io avrei cambiato il titolo, ma forse il titolo diverso avrebbe suscitato meno interesse, e così insomma l'hanno lasciato questo. Eccoci, siamo verso la fine, però ricordiamoci che tanti di noi hanno difficoltà con la matematica. Pensate, ci hanno fatto un articolo sul giornale, i ragazzi con difficoltà in matematica raddoppiano, quindi aumento del 50%, e no, raddoppiano, è un aumento del 100%. Ecco, allora io metterei tra le persone che hanno difficoltà in matematica, scusatemi la battuta, anche l'autrice qua, ma sempre così lo dico anche con un sorriso, l'autrice o l'autore dell'articolo, lo dico con un sorriso perché è facile cascarsi. Allora, per potersi anche divertire con le statistiche, dobbiamo solo fare un po' di attenzione, dopo vedrete che è divertente come tutte le altre così sfaccettature della matematica. E qualche volta si dice, oh, questo è un caso su un miliardo. Adesso vediamo, io qua ero una serata in un locale con alcuni amici, vedete abbiamo costruito anche un cruciverba, si vede qua sotto, e avevamo dei dadi e abbiamo lanciato dei dadi. E io stavo parlando in quel momento, sentite cosa è successo. Che ci dice che mai e poi mai succederà che quattro dadi lanciati a caso diano due numeri uguali, diano quattro numeri uguali. Invece è successo. Come mai? Perché c'era una probabilità su 200, su chissà quante miliardi di combinazioni. I dadi non sono toccati, provo a lanciarli di nuovo, vedrai che non succede. Mai. Mai. 4-4 o 4-3. No, non succede mai. La matematica dice che questo evento è impossibile, quindi non succede. Giorgio, ti devo interrompere un pochino, insomma, puoi concludere l'intervento che abbiamo pochi minuti sì. Dopo ho paura che ci sfumino. Sì, allora, quindi ti lascio pochi minuti per concludere. Volevo dirvi che lanciando quattro dadi, vedete, la probabilità sembra molto alta, però il primo dado può dare qualsiasi punteggio, il secondo che dia lo stesso del primo, la probabilità è un sesto, il terzo un sesto, il quarto un sesto, e quindi la probabilità totale è una su 216. Ecco, questo ci dice la matematica, questo ci dice la statistica. Dobbiamo fare attenzione quando leggiamo le pubblicità, perché 50% più 20% non è 70%, e badando a queste cose io vedo che mi trovo bene con le mie cose, con le mie statistiche, e anche mi diverto a trovare gli errori o le imperfezioni nelle statistiche che mi dicono gli altri. Buon divertimento con la statistica e ciao a tutti.
Oh, grazie Giorgio, veramente il tuo intervento è stato ricchissimo. Ma adesso che ci hai dato questi di che dobbiamo stare attenti, come possiamo fare a leggere e interpretare in modo corretto i dati statistici di fonte ufficiale? Penso che Anna Maria ci possa aiutare. Ci racconta infatti una storia inedita scritta proprio in occasione della conferenza. Scopriremo un personaggio molto speciale, dall'apparenza insignificante. Lo seguiremo in una delle sue avventure che lo porterà alla scoperta del suo vero valore. Ha come amicizia è il titolo della storia e Anna Maria, a te la parola. Buon ascolto a tutti. C'era una volta scusate, non va la presentazione. Sì, ma sono cose che succedono. Funziona tutto, dai Anna Maria. Era una volta, nel paese dei numeri, un personaggio molto particolare, le cui avventure vogliamo raccontare. Ma c'era una volta quando, forse nel 2018, o molto tempo addietro, addirittura il 48. Il quando è nel 2020. Nel corso di un anno pieno di accidenti. Numero zero è nato a Zero Branco, un paese che esiste per davvero e che si trova in Veneto, in provincia di Treviso. La sua famiglia di cognome fa campione, con papà 100, mamma 1 e un fratellone che si chiama Primo. Un tipo azzimato, puntuale e molto ordinato. All'epoca del nostro racconto, Zero ha almeno 6 anni, ma in realtà nessuno conosce la sua vera età. Ma com'è possibile? Nel paese dei numeri tutto può succedere e una cosa è certa. Zero ha un'età che parte da 6 e che può arrivare fino a 100 anni o anche più. Sicuramente non è un bambino di età compresa tra 0 e 5 anni, ma è uno dei 57 milioni, o poco meno, della popolazione che in Italia ha la sua stessa fascia di età. Zero va in giro su e giù per lo stivale, passando da una regione all'altra. Gli piace cantare e scrivere canzoni, ma lo fa da solo, senza un amico, per paura che lo abbandoni. Essere da soli è una brutta cosa. Ma quanti sono quelli che in Italia vivono una vita sì fastidiosa? Forse nessuno, o forse 1000? Istat le ha contate, sono 946.000. Da nord a sud, da est a ovest, abitano ovunque e sembrano tante, ma si sa, l'apparenza inganna. Se infatti per magia in totale gli italiani diventassero 100, le persone sole non farebbero un raggruppamento. Quando ai dati viene concessa la parola, ciò che emerge è tutta un'altra storia. Non c'è da preoccuparsi dunque, perché l'Italia è un paese di amiconi. 98 sono quelli che ne hanno almeno uno, mentre solo 2 sono coloro che non ne hanno nessuno. Ma torniamo a Zero Branco. Forse starete pensando che in questo paese non ci viva nessuno, e che il nostro amico Zero, con tutta la sua famiglia, sia scappato per non essere da un branco di lupi azzannato. E invece no, è un paese ben popolato, tant'è che l'Istat nel 2020
una popolazione di 11.466 abitanti ha validato. Detto così non ha gran significato se un rapporto non viene calcolato. Orbene, dovete sapere che il risultato finale che si ottiene dipende sempre dalla domanda di ricerca iniziale e dal denominatore che si va a rapportare. Se ad esempio si vuol sapere se Zero Branco sia piccolo o grande rispetto alla provincia, una frazione bisogna comporre e questa è la formula che occorre. Popolazione del comune diviso popolazione della provincia moltiplicato 100. Il risultato dice questo. Se in provincia di Treviso ci fossero 1.000 abitanti, 13 vivrebbero a Zero Branco. Dai, il gioco è divertente. Calcoliamo un altro rapporto e la misura sarà evidente. Questa volta provincia e regione vogliamo confrontare. Se in Veneto fossero in 100, nella provincia di Treviso sarebbero in 18. Chi ama la geografia e la matematica con le altre province può continuare. Attenzione però, la popolazione è un essere mutante e ogni giorno ha una variazione. Ma se si sceglie il primo dell'anno, si ha la giusta combinazione. Ma ritorniamo di nuovo a Zero, il nostro avventuriero. Solista e solitario, sbarca il lunario proponendosi qua e là nei locali delle città. Suo zio, il famoso cantante 0.0, da sempre lo incita a partecipare ad un talent, spronandolo a vincere la sua innata timidezza. Un bel giorno si presenta con il volantino di una pubblicità. E questa è la volta buona, Zero lo sente già. Il titolo del talent è tutto un programma, chi conta davvero. E si iscrive senza pensarci due volte. Il fatidico giorno della selezione, i concorrenti sono in trepidazione. Sul cancello campeggia un grosso striscione, con su scritto, in 2 anni iscritti in accelerazione. Chissà cosa vorrà dire mai. Zero è un tipo curioso e pone il quesito agli organizzatori in modo coraggioso. Questi, di tutta risposta, presentano una fitta tabella. E mamma, quanti numeri in ogni cella! Zero si cimenta a leggerli e capirli e all'improvviso emerge dai suoi ricordi la mitica professoressa di matematica Opera Sioni. Con lei affiorano anche sfocati calcoli matematici. E Zero, con grande meraviglia, si riscopre a saper calcolare percentuali e variazioni. Con dati alla mano può ben affermare che l'accelerazione tanto decantata è in realtà una cantonata. E le iscrizioni al talent non sono poi così aumentate. Per i solisti della Valle d'Aosta salta all'occhio un bel più 50%. Ma che fanfaroni questi organizzatori! Se l'anno prima i partecipanti erano 2, nel 2020 sono 3. Stessa considerazione per l'Umbria, dove addirittura sembra che siano quasi duplicati, con un più 87%, solo che da 8 si passa a 15. Assorto in così tanti calcoli e operazioni, Zero non si accorge che nel frattempo è stato chiamato ad esibirsi. Risvegliato da uno strattone, si affretta verso la stanza della selezione. Chiede di essere ammesso lo stesso, ma i 4 giudici, distribuzione, frequenza, percentuale e assoluto, dopo un veloce consulto, stabiliscono che numero 0, privo di valore, non suscita curiosità e deve andare via da là. Sconsolato, Zero si avvicina all'uscita. Ma viene seguito da una band che ha ancora tanto da aspettare perché sarà l'ultima a suonare. Così Zero conosce 3 con la chitarra, 8 con la batteria, 2 con il basso e 9 con la tastiera, che insieme iniziano a suonare per tirarlo su di morale e il bello dell'amicizia gli fanno assaporare. Numero 0, vinta la sua innata incertezza, commosso improvvisa un'inedita canzone,
trovandosi per la prima volta in armonia sulle stesse note e frequenze dei suoi nuovi e primi amici in assoluto. Il gruppo, che fino a quel momento era stato solo di 4, acquisisce una voce con 0 come quinto componente. È giunto ormai il momento di esibirsi per il gruppo ben amalgamato, numeri significativi appena creato. Per loro è l'inizio di un nuovo capitolo fatto di amicizia e di incontri frequenti. E se volete sapere cosa in Italia nel 2022 accadrà, tra poco i nuovi dati Istat diranno la verità. La morale di questa storia è che dietro ogni numero c'è sempre un'informazione che diventa conoscenza quando la si confronta nel tempo e nello spazio con altri indicatori. Solo attenzione bisogna fare, perché una fonte ufficiale bisogna utilizzare. Che dire, per la proprietà commutativa, rivisitata e corretta, cambiando la natura degli addendi, si tratti di una combinazione di numeri o di un insieme di persone, il risultato dell'amicizia non cambia. Grazie. Grazie Anna Maria, stupenda. Abbiamo avuto piccoli problemi tecnici con la presentazione, però no, io non ho interrotto, perché proprio il momento magico, sei stata proprio meravigliosa. Grazie, anzi non vi preoccupate, perché tutti i materiali che avete visti sono già pronti per essere condivisi in una bacheca, quindi vi manderò il link e anche con tutti gli spunti. Quindi abbiamo capito che se sappiamo interpretare correttamente i dati è molto importante per la vita di tutti i giorni, e per farlo dobbiamo allenare il nostro spirito critico, come ci hanno insegnato Anna Maria e Giorgio. Quindi grazie a tutti, e naturalmente concludo sempre con buona statistica a tutti. Grazie ancora, alla prossima, grazie. Quindi buona giornata a tutti.